mascherina protegge, però a mio avviso va capito cosa sta succedendo, perché noi siamo stati senza mascherina per tutta l'estate, con assembramenti anche importanti, e i casi non è che sono aumentati moltissimo. Per circa 3-4 settimane abbiamo già viaggiato su 1.500 casi al giorno. Adesso i casi stanno aumentando, ma questo è l'effetto delle aperture delle scuole e dell'inizio di tutte le attività produttive. Forse bisogna agire lì. Sicuramente la mascherina protegge, ma se io attraverso la strada e sto da solo, intorno a me non c'è nessuno, diventa anche un provvedimento difficilmente comprensibile. A mio avviso, il problema è che il sistema messo a punto per proteggere gli studenti e la società dalla riapertura delle scuole scricchiola, c'è qualcosa che probabilmente non va. Ma lei Io dice che la incomincerei a vulnerabilità è lì rivedere. nelle scuole, perché invece da più parti si dice che di fatto la situazione è sotto controllo. Ma guardi, ma che sotto controllo? Ma abbia pazienza. La scuola sicuramente incoraggia la socializzazione dei ragazzi. È chiaro che questa avverrà nel momento in cui escono da scuola, tutte le misure approntate sulla scuola non valgono più nulla. E mi creda, io faccio fatica a vedere come si può implementare delle multe o delle sanzioni a migliaia di ragazzi assembrati davanti a una scuola o all'uscita. E poi si fanno errori. Non è che uno può pensare che 50 milioni di italiani per 365 giorni e per 24 ore non fanno nessun errore. E allora, professore, le Forse chiedo va. di essere più chiaro, di farci capire. Allora, mi pare di capire che lei la mascherina, l'obbligo della mascherina all'aperto così tout court non le piace, perché lei dice è difficilmente. Mi faccia capire Ma qual è non è, però la sua guardi, proposta. guardi, non è che non mi piace, sia ben chiaro, la mascherina funziona. Secondo me identifica è una soluzione che non è appropriata al problema. La mascherina protegge, guardi, io non è che sono contrario, io la uso sempre quando esco fuori, quindi per carità, però io non credo che la mascherina, l'obbligo della mascherina risolva il problema, che è una cosa diversa da dire che sono contrario alla mascherina. Io penso che alla luce di quello che sta succedendo, e fra una settimana o due, forse varrebbe la pena vedere se i provvedimenti adottati per proteggere gli alunni, per proteggere gli insegnanti e per proteggere tutti quanti noi dalla riapertura delle scuole, funzionano. Quindi, Questo, secondo me, è il vero nocciolo della situazione. secondo lei per il comparto scuola che cosa non sta funzionando? Visto che, diciamo, lei mette in relazione l'aumento dei contagi con la riapertura delle scuole, che cosa scricchiola? Guardi, senza, io ho sempre detto che non bisogna farli entrare a scuola quelli che sono potenzialmente positivi. Bisogna abbassare la soglia della temperatura e bisogna fare in modo che gli studenti o gli insegnanti che abitano o sono residenti in zone dove ci stanno contagi a scuola non ci mettano piede. E questo è il problema, perché noi praticamente creiamo all'interno delle scuole un ambiente che sicuramente favorisce sia la trasmissione del virus, sia la socializzazione. E Senta, questo è il vero professore, le problema. posso fare una? Ho un po' di domande, quindi le chiedo anche, se è possibile, di essere un po' veloce. A proposito invece dell'altra misura, stiamo parlando della possibile misura che riguarderebbe le attività di ristorazione, i locali, anticipandone la chiusura. Lei crede che è opportuno, che sia una misura opportuna o no? Guardi, nessuno sa se funziona. Guardi, in Inghilterra l'hanno adottata e i casi sono in aumento ancora, quindi di nuovo, non c'è nessuna prova scientifica che funzioni. Ho capito. E le feste private è uguale, lo stesso ragionamento che fa anche per le feste private o lì è un discorso a parte? Ma chi le controlla le feste private? Abbia pazienza, Tonia. In Inghilterra, per esempio, hanno messo un limite di 6 partecipanti alle feste private. Ma allora che facciamo? Creiamo un gigantesco grande fratello Certo. che verifica quante persone ci abbiamo a casa. E il problema, a mio avviso, è diverso. Noi dobbiamo incrementare tutte le misure di sorveglianza attiva, cioè quelle che ci permettono di capire se una persona è infetta, chi è che l'ha infettato. Perché poi succede che se aumentano i casi, diamo la colpa agli italiani. Quindi test da Invece una parte, professore, riassumo così, test da una parte e il contact tracing, giusto? test da una parte, contact tracing, e sicuramente sensibilizzare tutte le persone ad adottare delle misure di sicurezza. Io personalmente quando esco la mascherina me la metto sempre, però faccio fatica a credere come si possa poi obbligare 8 milioni di ragazzi a mettersi la mascherina e a fargli la multa, ecco.
Lei dice un po' se si fa un complicato da provvedimento, poi gestire. bisogna. No, io dico, se si fa un provvedimento, poi bisogna avere il coraggio di fare in modo che venga eseguito. Lei pensa che sia socialmente accettabile quando incominciano a fare multe di 300-400 euro ai ragazzi che escono da scuola? Non lo so, io vorrei vederle queste multe. Finora non ne ho viste molto poche. Ho capito Quindi il suo se si fa un scetticismo, provvedimento professore. poi bisogna andare fino in fondo, non è che Chiaro, si possono chiaro. fare cose a metà.